le mani sono rilassate e vicine alle ginocchia. Quindi non sto con le braccia contratte, le braccia sono rilassate e vicine alle ginocchia. Il peso del corpo sulla parte avanti del piede è quanto bene la palla. Quando arriva la palla, devo portare le mani dalle ginocchia verso la palla. Non devo fare nessun altro movimento se non quello di unire le braccia e di portarle verso la palla. Ok, questo è l'elemento in cui cerchiamo di stare attenti. Poi, altra cosa, al momento del contatto con la palla, adesso proveremo la posizione, cioè faremo degli esercizi per provare la posizione, cioè quando impatto la palla, come devono essere messe le braccia, per capirla meglio. Ultima cosa, dopo il contatto con la palla, le braccia devono essere ferme. Ok? Quindi io farò, passo da questa posizione, contatterò la palla, dopo il contatto le braccia le tengo ferme. Non le vado a spostare, non le vado a muovere, non vado a continuare il momento. Le blocco, cioè devo colpire la palla quel tanto che mi serve per mandarla precisa alla compagna e poi devo interrompere il movimento. Ok, proviamo qua la posizione di partenza. Destra avanti, peso del corpo sulla gamba avanti, rilassate, se stai così non è rilassate, rilassate, ok? Immaginate che dovete essere pronti a partire, i piedi non devono essere né troppo larghi né troppo stretti, una posizione comoda, un po' più larga delle spalle. Va bene? Adesso proviamo il movimento su, verso la palla, avviciniamo le mani e così non va bene. E da qui le parti, così e così. Invece da qui è subito verso la palla. Hai provato ancora, pensate, sentitelo bene il movimento, che dopo non lo dovete sbagliare. Ok? Tu prima le pieghi e poi le distese, no, dalle ginocchia subito distese verso la palla. Abbastanza bene. Adesso proviamo la posizione del bagger al momento dell'impatto sulla palla. Immaginate che state per colpire la palla, mettetevi in posizione, state per impattare la palla, state per toccare la palla. Qui. State per impattare. Le spalle sono estese su, così. Questo è un errore, anche un errore grave. Le spalle sono in estensione, impugna bene, no, non incrociare i pollici. Si vede che si è centrale, però vai. Cerca di tenere il più vicino possibile i gomiti, più che vuoi. Provate. Provate. Buono, questo è buono. Ok. Questi esercizi qui io li chiamo di simulazione, no? E dei principianti, loro già sono un po' più grandi, no? Però dei principianti sono molto importanti perché devono capire esattamente i particolari del movimento. Adesso proviamo a farlo a coppia. Facciamo la prova. Prova a te, dai. E così centrale siamo sicuri che si alza a fare. Posizione di partenza, quella che abbiamo detto prima, cerca di stare dietro quella linea per dire che ho messo io, così. Adesso io ti do la palla e fai vaga come abbiamo detto, Quindi poche mani rilassate, così. Prima se stai così non è rilassata, vai. Ok, cerca di stare, adesso ti hai impattato la palla sul braccio solo, cerca di impattarla su tutte e due le spalle estese al momento del contatto. Braccia rilassate. No, estese al momento del contatto. Me la devi dare preciso, qui, non qua. Dai, estese le spalle. Ok, dai, parti, rilassa le braccia, prendi l'errore, no, di contrazione, rilassa le braccia, vai. Più precisa, rilassa le braccia, rilassale, vai. Ok, già meglio. Vai. Buono. Dai, proviamo. Adesso le controlliamo una per una, vediamo un po'. Ok, mettile distese le braccia.
distese. Brava. Poi non le portare su troppo presto, cioè portale su per colpire la palla. Buono. Inizia dalla posizione di partenza. E davanti al dietro. E davanti al dietro, le mani vicine ai ginocchia, rilassate, rilassate, è importante. Rilassate, piega un po' le gambe, rilassate, cioè rilassate. Se stai così non so rilassare, così sì. Adesso distese da lì, distese verso il ginocchio, distese verso la palla, così, prova. Adesso guarda cosa hai fatto, eh. Prima le messe qua, poi al di là di dietro e poi al ricolpito, no? Io mi stendo e le porto verso la palla. Dai, mi stendo. Com'è? L'hai piegato un po'? Aspetta, rilascia le braccia. Rilascia, rilasciale. Verso la palla, dai, distese verso di no. Aspetta, quando arriva la palla. Aspetta, è bravo, adesso l'hai fatto bene, bravo. Dai. Rilassa, no? Se le incontrai dopo le porti indietro, rilasciale. Rilassale. Dai. Verso la palla. Abbastanza bene. Rilascia. Ok. Questo è buono, eh? Abbastanza buono questo movimento. No, prima le porti su, poi le porti indietro, poi le porti su. Invece no, io le devo portare dalle ginocchia verso la palla. Ok. Va bene, questo è Bagan didattico, no? Quindi insegniamo ai ragazzini under 14, under 13, under 12, potete cambiare, se lo fanno anche le altre, insegniamo, no? Diciamo un processo didattico che va verso il bagno di ricezione. Qui la palla non è battuta, no? È lanciata, quindi una palla molto lenta, l'accompagnano un po' di più, però il movimento deve essere eseguito in maniera corretta. Corretta la posizione di partenza, corretta l'azione del braccio verso la palla, corretta l'azione e il contatto con la palla. Oh raga, come deve rimbalzare la palla? C'è bisogno di fare scaldamento per fare un esercizio di questo tipo? Io penso di no, perché il carico, no, sulle articolazioni è veramente minimo. E poi l'altra cosa è che le ho corrette una a una. Sono passato da tutte. Questo è anche importante perché no, ognuno ha un piccolo problema che bisogna scendere sull'analitico. Più precisa, sulla testa, non sulle mani, ma questa è una materia, più precisa. Dai, questa è buona, brava. Ancora più precisa, rilassa le braccia, però devi fare prima, quando ti prepari, rilassa le braccia, riportale verso la palla, brava. Rilassa le braccia, portale verso la palla, molto meglio, Se continui per un paio di mesi, puoi trasformare il ricettore. Veloce, cioè tu arrivare, no? Fai l'esercizio.
no? Fuori! Corri, corri, guarda che c'è un cane dietro! Vai, corri! Non passa a costare! Girati, corri! Girati, corri! Va bene! Adesso cambio, non ti faccio cambiare tutte perché è troppo lungo. Adesso proviamo questa cosa qua, allontanate un attimo, facciamo una specie di triangolo equilatero, equilatero con i lati uguali, ok, già somiglia un po' più qua, va bene. Adesso dobbiamo far girare la palla per lui, come ti chiami? Claudia? Claudia dà la palla a Chiara. Chiara sta girando verso Claudia e sposta la palla verso Margherita. E così via. Te stai girando verso lei e sposti la palla di là. Te stai girando verso lei e sposti la palla di qua. E vediamo se siamo capaci di farlo. Vediamo, dai. Preciso, preciso, dai. Preciso. Dai, possiamo incominciare anche con le altre. Le braccia ferme dopo il contatto con la palla. Ferme dopo il contatto. Ferme le braccia dopo il contatto. Controllare le braccia, ferme dopo il fallo, ferme.